di padre Giuliani, così. La prima volta nel 95 tornai da Londra appunto con un malloppo di fotocopie che mi costò all'epoca 600.000 lire, solo fotocopie, perché poi chiaramente domani queste cose sono, e più si va avanti, la ricerca così è fatta, più andate avanti più trovate cose che non sono possibili che è successo questo, cioè non rimane basito, perché in effetti alla fine è esattamente il contrario di quello che ci hanno insegnato il lavaggio di ci vanno fare, e continuo ancora a fare, non a caso ho iniziato con la primavera araba, perché ho sentito che sono arabi, gli arabi, la libertà, ma che non è lì, perché devono piacere quei soldi che danno, e hanno pensato di stare e ancora oggi ci fanno capire quello che vogliono, Garibaldi un mito, insomma le altre ricerche che sto facendo, ma fino a tutta tempo a trovare ricerche su Garibaldi, sugli archivi che stanno là, e esce fuori una cosa, devo dire, ma è... cioè, è pure assassino, è proprio il delinquente della peggiore specie che possa essere, e noi gli facciamo i monumenti, questo è il delinquente. Quindi, andando avanti, cioè viene fuori che a un certo punto poi si sente male, mi rendo conto che si sente male, perché dubitare delle certezze che si sono avute per una vita intera, non passare bene, è possibile, ma non siano queste cose, tutte queste cose, purtroppo così. Quindi facendo i miei documenti, io nei libri che scrivo, li cito, ci metto ogni volta che faccio una citazione, qualcosa, la nota del documento che sta, cioè, la posizione, il numero, tutto quello che, dove si può vedere. Quindi non me ne posso inventare di certe cose, perché correrei anche il rischio di avere una guerra, una cosa, di dire fatto, invece è tutto documentato. Ripeto, può piacere come non può piacere. Qualcuno prima ha detto, no, mi devo la nota di Garibaldi, senti, come faccio? È più forte di me, cioè, ma tutta la verità, non è che ne... Ma faccio un esempio per voi. Avete visto tutti i monumenti di Garibaldi che stanno in Italia? Li conoscete più o meno? Verso quale punto geografico guardano? Pietro quello di Napoli. A est, e perché a est? Il Grandorino, la Massoneria, ha messo tutti quando, a parte quello di quarto, guarda tutti a est, anche in Sud America, d'altra parte. Tutti i monumenti, l'ha messa la Massoneria, Roma, Genova, perfino a Torre del Greco, che non si è mai passato Torre del Greco, guarda est. A struttura si guarda lontano, a Milano, est, nord-est, ma non ci vuole, ma strano che a Genova, a quarto, là dove l'ha forse messo sud. Perché come me ne sono accorto? Perché dicevano a Napoli che il monumento di Garibaldi guarda a sud, verso quel sud che ha liberato. E una volta stavo aspettando il pullman e mi bisogna guardare. Ma che sud è sud? Che è est? È Milano a est, a Torino, a Genova, a Canigliati, a trovare tutta est. Ma è rimasto, ma no, però dite che ci sono. Ma non ti devi dire di solito. A noi dicono che sì, ma che in effetti hanno fatto loro. Cioè, è proprio la Massoneria che si è interessata da questa storia. Notate che più o meno oltretutto, più o meno, tutte quante hanno la base al tronco di Trapezio. Il tronco di Trapezio è simbolo massonico, quello che sta dietro la banconota del dollaro. Se viene una parola di dove ha girato, dietro c'è un gruppo di Trapezio con una fiamma al tubo con un occhio. Quello si chiama Massoneria. La Torre Eiffel di Parigi, fatta 100 anni dopo la rivoluzione francese, 1889, al centro, che figura geometrica c'è stato? Un gruppo di Trapezio. Quello è l'altare mondiale della Massoneria, la Torre Eiffel. Tutti questi politici che vedi adesso, gli americani, Macron, presidenti americani, Macron, non sono massoni, non posso fare presidenti. Macron, l'ultimo. E anche in Italia, non sono massoni. La massoneria degli appartamenti alla roccia, cioè, qui non sa di scambiare l'acqua. Non c'è l'acqua. E l'acqua. È speciosa in alcuni momenti storici, perché ci sono le famose rocce, sei vecchio e rocce non sei. Il nostro non segmento sono liberi alla luce del sole, come si tanto che in Italia che sta a Palazzo di Sicilia. Il loggio segreto, di Papi dunque, accoglie delle persone che fanno cospira contro lo Stato, e c'è stato un nome e cognome di 500, se c'è che fa questo. Vabbè, perché siamo P2? Perché siamo P2? Qual è il problema? Perché siamo P2? Cioè, voglio dire. Perché siamo P2?
e Garibaldi era un gran maestro per la massoneria, Vito Scorsese, è una cosa non è risolta. No, no, io non lo sapevo, io non lo sapevo. Lo sapevo da 5 anni fa, l'ho saputo io. Perché si chiama P2? No, questa relazione qua mi dice, perché si chiama P2? Non lo so. Perché si chiama P2? Propaganda. E la P1 di chi è? La P1 non lo so. Ah, sono Garibaldi, la P1 è di Garibaldi. La P1 è di Garibaldi. La P1 è di Garibaldi. Allora non fa male, posso sapere come tu. La P1, propaganda 1, la foto Garibaldi. La P1 è di Garibaldi. Ci sono le massonerie, si schiacciano le cose, la nostra vita è schiacciata la massoneria. Ma scusate, ma ci sono altri agenti a livello economico internazionale, come Sachs e Gold Smith, quelli sono figli della stessa mamma. Chi la stessa dice, ma io diciamo, dammi massoni. Ecco, secondo me sono massoni di là. Vabbè, comunque lui sta facendo la sua lezione, poi ognuno fa come si fa, cioè, per te è normale, per me no. Se faccio questi esempi è per dire che certe cose sono esattamente contrarie. E poi la cosa bella è che più si studia il passato, più si vede cose, più si capisce il presente, l'attualità. Ma secondo voi, prima ha detto Macron in Francia, qualche anno fa con i capelli bianchi russi, come si chiamava? Yeltsin, Renzi in Italia, avete visto i personaggi che sono venuti all'improvviso? Improvvisamente si comincia a parlare di loro. Secondo voi, perché sono belli quali? Sono comandati dall'alto, a signore qua dispiace, ma i poveri sono stati di là. La parola da fare, sono pochissime persone al mondo che muovono queste persone. C'è un direttore. Ma guardi che io per televisione tempo fa, quando facevo la trasmissione Misteri, sì, si narravano di un uomo mascherato, no? Perché si era messo in maschera per evitare di essere. Sì, conosci. E l'Europa sta andando verso un totalitarismo di governo. Sì. Cioè praticamente è tutto finalizzato a fare un super governo che. Come questo, non lo so se è vero, si può essere vero. Come può essere, se ricordate bene. Anche perché io sono convinto che non esistono logge massoniche non segrete, perché sennò non avrebbe senso. Perché proprio la massoneria in sé è un'associazione segreta. Perché hanno dei segni segreti quando si conoscono fra di loro? Mica lo pubblicamente. Saliamo agli egizi. Agli egizi, alla costruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi i Templari, Salomone. Esatto. Ci possiamo fidare della storia che descrive Mieli? Vabbè, qui andiamo sul personale, dai, su. Ma Mieli, voglio dire, è tutto quello che diciamo. No, sì, va bene per questo, non so che so contare una cosa. Pigliamo Mieli, il giornalista storico famoso, il professore universitario. Questi qua, se non ripetono la storia ufficiale, secondo i canoni ufficiali, non potrebbero occupare il posto che occupano. State tranquilli, un tipo come me, all'università, ciò che essere male. La RAI, allora sapete la RAI, se si parla di Borbone solamente, caccio fumo per i ricchi, pochi mesi fa, poi un nostro amico di Capua, ed era, vedi, dei giornalisti della RAI, uno di questi giornalisti, per aver fatto una volta un filmato sulla manifestazione organizzata da questo nostro amico, che era proprio, a parte la storia, è una cosa folcloristica, fece i soldati in costume dell'epoca, fu richiamato dal direttore generale di Roma, non si può parlare. Non è, poi il potere protegge se stesso, con un'arroganza che solo gli ha dato. E purtroppo, allora bisogna leggere nelle pieghe, capire i messaggi più o meno. Poi faccio un altro esempio. Quali sono i colori della massoneria? Basta vedere. Quello della bandiera francese, inglese e americano, rosso pure è più americano. Quelli sono i colori della massoneria. In Italia, anzi, addirittura c'è una teoria che dice che le bandiere nazionali hanno un significato, se hanno le strisce verticali, se hanno le strisce orizzontali, i quali colori ci stanno. Quando eravamo ragazzi noi, ci dicevano la favoletta della bandiera italiana che venne Napoleone in Italia, in base d'Italia.
tutti quanti felici e contenti, Napoleone ci liberava, vogliamo la bandiera per noi, vogliamo la bandiera per noi, sapeva, beh, gli faccio la bandiera che ce l'aveva la Francia. Poi la fece vedere, perché è finita la soffa azzurra, è finita, ci sta, appena posso fare verde. In realtà questo verde ha un significato sempre nei messaggi subliminali, che c'è una questione di grado, qualcosa ci deve stare che non si sa, però viene, c'è una scala di valori. Non a caso qualche anno fa il Presidente della Repubblica, nominato poco fa, Ciampi, si inventò la bandiera del Presidente della Repubblica, prima non ci stava. È quello che vede al Quirinale, quando lui è presente, che sta dietro alla scrivania. È bianco, e c'è bianco, poi c'è il bordo azzurro, blu. Perché la bandiera italiana è quella di lui, perché c'è stato bisogno di fare questa bandiera? Con tutto questo, con un sacco di soldi, quando i politici questo fanno. Quindi mi dispiace deludere i vecchi. Ma lui rimane sempre deluso. Perché uno poi dire ai ragazzini, ma insegnare il fatto a mio vero, e man mano che andava avanti e vedeva che questo mito si spaldava, cadeva a pezzi, ci rimaneva male, che uno ha le conoscenze, le mie conoscenze, che fa? Mi cadono sotto i piedi. E purtroppo, da una parte, una notizia da una parte, un riscontro dall'altra, una conferma dall'altra, viene fuori che due, più due, più due, fanno sei, c'è poco da fare. Quindi, purtroppo, su 48 questo vuol dire, e poi per 48 è un episodio solamente, a livello europeo si è marciato, come pure insomma la prima guerra mondiale, cose. C'è sempre un registro occulto. Qualche anno fa, prima che uscissero i computer, c'era una, perché poi si dice che il potere mondiale si chiamava, dove sta la IBM, non a caso, qualche anno fa la IBM trasmetteva uno spot pubblicitario dove parlava di villaggio globale, in un capo villaggio canese, quindi insomma io sono sempre là sarà esagerato questo villaggio. Perché secondo voi hanno dato a tutti quanti la possibilità di avere il cellulare e il computer? Il cellulare e il computer era uno strumento militare, internet, la rete internet, che si usava durante la guerra fredda per fare in modo che i messaggi si devono comunicare una cosa alla signora per telefono e comunicare direttamente. Con internet invece immaginate una rete, proprio una rete che sta attorno al globo. La rete che fa 34 litri al minuto, il messaggio che parte può pigliare qualsiasi direzione, un nodo, può tirare indietro, può andare avanti, a secondo questo, e arriva a destinazione. Questo per sfuggire alla seconda guerra mondiale allo spionaggio di lì. Chiaramente ci hanno dato tutti quanti noi, ma perché sono brava gente? No, perché per tenerci tutti quanti controllati, tutto controllo. Noi, ogni giorno, ci siamo messi una bandiera accesa in destra. Ci hanno tutto, se usiamo il bancomat, la destra della strada, il cellulare. Poi fanno la legge sulla pratica. Il grande fratello Orban, purtroppo si sta attuando.